Cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia. Cominciamo con la cronaca. La polizia ha arrestato due studenti universitari di Urbino che coltivavano in casa canapa indiana per la produzione di marijuana. Avevano in casa una vera e propria coltivazione di canapa indiana per la produzione di marijuana, attrezzata di tutto punto con una serra in legno e cartone, timer, ventilatori, fertilizzanti, lampade riscaldanti, termometri, trituratori per la sostanza vegetale, bilancini e semi. Scoperti dagli agenti del commissariato di Urbino il 24 aprile scorso, sono finiti nei guai Francesco Baldacci, di 28 anni, originario della provincia di Chieti, e una ventenne di Melfi, in provincia di Potenza, entrambi già noti alle forze dell'ordine e domiciliati in via Oddi a Urbino, in quanto studenti universitari rispettivamente di biologia e di lingue. È stata una scena, diciamo così, abbastanza eloquente perché siamo arrivati all'interno dell'abitazione e da subito all'apertura questo forte odore di marijuana. E già dalla cucina c'erano presenze, diciamo, di barattoli con l'interno sostanza e poi via via abbiamo trovato tutta l'impostazione della casa, possiamo dire così, fatta in maniera tale da poter permettere la coltivazione di questo tipo di sostanza, poi rinvenuta in un quantitativo ingente. La polizia ha così sequestrato 1 chilogrammo di droga già essiccata e sminuzzata, occultata in vari punti dell'abitazione e che avrebbe fruttato alla coppia circa 20.000 euro. All'interno di una stanza vi era stato creato proprio un ambiente coibentato, con una sorta di impermeabilizzazione con fogli di alluminio, dove praticamente è fatto un impianto di areazione, di deumidificazione con termostati, fertilizzanti e con tutta una serie di attrezzature anche per l'osmosi dell'acqua. Quindi tutto quello che era stato, diciamo, il materiale utilizzato al fine del confezionamento è stato sequestrato. È stata rinvenuta inoltre la somma di circa 900 euro, ritenuta provento dello spaccio. Finiti in manette, nei giorni successivi l'autorità giudiziaria ne ha convalidato l'arresto, ma i due giovani sono stati rimessi in libertà in attesa del processo. La prossima invece è una storia che ha del grottesco. Pensate, un uomo ha mandato un fax nella caserma dei carabinieri di Pergola che lo stavano cercando per arrestarlo, dicendogli e indicandogli gli orari di ricevimento. I carabinieri cercano un uomo per arrestarlo e lui invia un fax con gli orari di ricevimento. Protagonista della vicenda è un agricoltore di 39 anni che vive nella frazione Montevecchio del comune di Pergola e che ha trasformato una lite con il vicinato in una ragione di vita. Al termine di uno dei tanti procedimenti penali instaurati nel tempo, il Tribunale di sorveglianza di Ancona ha rigettato la richiesta di affidamento ai servizi sociali dell'uomo e disposto gli arresti domiciliari per un residuo di pena di 8 mesi per furto aggravato. I militari di Pergola, dovendo eseguire il provvedimento, si sono diretti verso la sua abitazione, trovando però la strada sbarrata da pali di ferro e da una robusta catena. A lato un segnale stradale con divieto d'accesso, dove l'uomo aveva aggiunto cartelli con scritto "escluso il residente" e "transito vietato a chiunque e per qualsiasi motivo". Veniva poi indicato un numero di telefono cellulare per avere un appuntamento. I carabinieri hanno composto il numero e il 39enne, sostenendo di non essere in casa, ha comunicato che li avrebbe ricevuti alle ore 17. Fatto rientro in caserma, dopo qualche ora, ai militari è arrivato un suo fax con cui disdiceva l'appuntamento perché aveva da fare e in cui spiegava che non riceveva più i perditempo e che eccezionalmente li avrebbe ricevuti negli orari da lui indicati, tutti i giorni dalle ore 14 alle ore 15:30, il sabato dalle ore 14 alle ore 16 e la domenica dalle 14:30 alle ore 16:30. I carabinieri increduli sono andati subito dall'uomo e hanno dato esecuzione al provvedimento. Non c'è limite alla fantasia. I vigili del fuoco di Fano e Pesaro sono intervenuti questa mattina intorno alle 6 nella corsia sud della 14, nel tratto tra Fano e Marotta, dove un articolato con cabina frigo è andato improvvisamente a fuoco a causa di un guasto al motore. Il mezzo pesante, guidato da un 55enne di Forlì,
vedete qui le immagini, trasportava generi alimentari e altre merci. L'autista ha dovuto fermarsi tra la corsia di marcia e quella di emergenza, ma solo tanta paura per il conducente che per fortuna ne è uscito illeso. Buone notizie invece per il porto di Fano, i fanghi depositati nel fondale, almeno quelli che sono stati analizzati dall'ARPAM, potranno essere smaltiti in mare aperto. La notizia è stata ricevuta dal consigliere regionale Mirko Carloni, che noi oggi abbiamo incontrato. Questa mattina, dopo vari telefonate e anche vari interventi presso l'assessorato alle opere pubbliche, ho parlato con l'assessore Giorgi, la quale mi ha riferito, quindi ho dato notizia di questa cosa, che per quanto riguarda il porto di Fano può cogliere l'opportunità del riposizionamento in mare di alcuni fanghi, che sono quelli che ha l'ARPAM misurato catalogandoli di categoria A, e che quindi, come in tanti si auspicava, si iniziasse laddove possibile a rimettere in mare i fanghi senza costi enormi per il conferimento in discarica, come è successo in passato, perché non si poteva appunto far diversamente. Adesso questa cosa potrebbe rendere più rapido almeno la messa in sicurezza del porto, e credo che sia un'importante iniziativa, perché comunque, grazie appunto all'assessore Giorgi, che poi ha parlato anche con l'autorità portuale di Ancona, questa cosa sarà possibile, credo, per 15.000 metri cubi, quindi è un inizio di un diverso modo di fare il dragaggio, e che in qualche modo potrebbe finalmente avere anche nelle Marche questo tipo di interventi. La giunta regionale delle Marche, di cui non fanno più parte da oggi gli esponenti del Partito Democratico, gli assessori del Partito Democratico, ha approvato il patto di stabilità verticale. 30 milioni di euro vanno a province e comuni in possesso dei requisiti obbligati dalla normativa nazionale. Grazie alla concessione di spesa agli enti locali, questi ultimi potranno far fronte così alle esigenze legate a opere e lavori pubblici. È ripresa la marcia di Antonio Borromeo, in arte Papi Gump, per difendere i diritti dell'infanzia. Il nuovo percorso, che a piedi da Vasto lo condurrà fino a Bruxelles in nome dei figli, ha l'obiettivo di sensibilizzare alla soluzione dei tanti quesiti a cui la legge sulla bigenitorialità non ha ancora dato o saputo dare delle risposte. Vado ormai in giro, la prima volta a Strasburgo, la seconda volta giù verso la chiesa, diciamo, ricevuto da vari vescovi, cardinali, giù in Sicilia, a tornare fino a Roma, e questa è la terza che vado a Bruxelles, dove mi riceveranno vari europarlamentari. I problemi sono i diritti dei minori, che non vengono in una maniera più assoluta tenuti in considerazione, e la legge 54, appunto, sulla bigenitorialità nasce per il minore, non nasce per l'adulto, cioè il diritto del minore ad avere entrambi i genitori, comunque vadano le cose. Il bambino che non viene ascoltato nei tribunali, e tante altre cose, le case famiglia, cioè una serie di cose che già abbiamo discusso varie volte. Sono stato ricevuto in Senato, in Parlamento, presso il Palazzo di Grazia e Giustizia a Roma. Qualcosa stiamo facendo, qualcosa si è fatto, abbiamo presentato due DDL. Insomma, io continuo e continuerò fino a quando, insomma, qualcosa in realtà di concreto non viene fuori. Fratelli d'Italia, Alleanza Nazionale, oggi aspetta Borromeo, un genitore, un padre italiano che si sta sacrificando per la battaglia sui figli. Fratelli d'Italia, Alleanza Nazionale, da sempre schierata con le famiglie a tutela dei figli. La sua esperienza è un'esperienza molto toccante, come ci sono tante esperienze su queste purtroppo tematiche dove la famiglia si rompe, e allora chiediamo e chiede con questa sua marcia fino a Bruxelles che ci sia l'attenzione su questa legge, affinché la famiglia, anche se si rompe, però possa mantenere una certa solidità per la prole. L'associazione Forbici di Fano organizza un corso propedeutico alla nobile arte della riparazione e manutenzione delle biciclette. Il corso si svolgerà tutti i giovedì di maggio all'officina di casa Archilei. Per informazioni potete consultare e trovare le informazioni su internet.
In esclusiva regionale, sabato 2 maggio alle ore 21 e domenica 3 alle ore 17, al Teatro della Fortuna arriva la Carmen di Enzo Moscato, il nuovo spettacolo firmato da Mario Martone, che ha debuttato a Torino il 23 febbraio scorso con un grande successo registrato ovunque in tournée. Sempre nella giornata di sabato alle ore 18 nel foyer si svolgerà un incontro pubblico con la compagnia, un evento tra i più attesi nelle Marche, ultimo appuntamento di Fano Teatro 2015. Gli alunni della quarta A dell'Istituto Volta di Fano hanno organizzato un video dedicato al Mediterraneo, un mare protagonista di continue tragedie, costate la vita a centinaia di persone. Le immagini del Mediterraneo con la musica di Mango e Pino Daniele fanno da cornice ai pensieri degli studenti della quarta A dell'Istituto Professionale Alessandro Volta di Fano. I ragazzi hanno realizzato il video con l'obiettivo di conoscere ed esprimere che cosa potesse rappresentare per loro questo mare, comune a tanti paesi con razze, lingue e culture diverse. Il progetto, ispirato al libro Brevario Mediterraneo, è stato curato dalla cantautrice Frida Neri, coordinato dalla responsabile del settore intercultura, Melanie Sigole, dalla docente di lettere Antonella Mirante. Con i ragazzi ci siamo divertiti a vedere anche proprio l'aspetto di queste terre intorno al mare nel corso dei secoli, no? E di come le civiltà e le etnie si siano mischiate per dare vita a quello che oggi siamo tutti noi. E a partire dalle immagini che abbiamo raccolto, quindi immagini di paesaggi, ma anche dalle suggestioni musicali che accomunano tante popolazioni del Mediterraneo e le culture, gli elementi comuni alle culture del Mediterraneo, abbiamo cercato di sensibilizzare la nostra platea scolastica su questa idea fondamentale che questo può effettivamente essere ripensato come un mare che unisce e non un mare che divide. Il mare non è un confine, l'uomo di mare sa che al di là non c'è un altro da cui bisogna differenziarsi, ci sono altri certo, ma altri con cui bisogna confrontarci, dialogare, meditare. Siamo stati molto uniti in fare in questo lavoro e ci siamo dedicati anche al computer a trovare immagini, a trovare sfondi, a trovare canzoni, a trovare poesie, e questa cosa mi ha aiutato molto a crescere anche a livello personale. Abbiamo capito anche come viene, cioè, diciamo, usato il nostro mare e come prendiamo, cioè, arrivano delle persone, dobbiamo aiutarle perché comunque hanno dei problemi nel loro paese, quindi tocca aiutarli e non sempre respingerli. Siamo tutti gente di frontiera. È tutto, arrivederci.